C'è chi potrebbe dire, guardando questo libro, che ha un titolo così singolare come Evolverti senza invecchiare, che tu sia un sognatore. Tutti noi ti conosciamo per essere così ben descritto. Tu stesso, poi, più volte hai ripetuto che questo libro è il tuo sogno, è la realizzazione del tuo sogno personale. A questo punto, che cosa potresti dire? Sei un sognatore? Potrei affermare nuovamente di essere un sognatore e orgoglioso di essere sognatore, perché sognare comunque significa sognare ad occhi aperti, significa immergersi in se stessi, scrutare in se stessi e capire il nostro io più profondo. È una cosa che oggigiorno è molto, molto difficile trovare in un individuo, perché per mille motivi, perché la frenesia della vita quotidiana ci distoglie parecchio da noi stessi, perché siamo assorbiti da mille, mille cose. Però credo che trovare un momento da dedicare a noi stessi, per riflettere un po' dentro noi stessi, faccia solo bene. E sognare credo sia un'ottima medicina per conservarsi bene, per conservare bene il nostro spirito. Certamente, credo che sia molto giusto quello che hai detto. Allo stesso modo, però, potremmo anche così ipotizzare che un libro del genere abbia uno spirito quasi educativo, didascalico. Tu vuoi insegnare qualcosa a qualcuno, oppure questo è semplicemente un esempio? Perché, come abbiamo visto dalla quarta di copertina, tu dici: la mia breve esperienza di vita, da cui trae spunto questo volume, mi ha insegnato che le migliori decisioni si prendono quando ci si sofferma ad ascoltare il proprio cuore, elaborandone consigli e suggerimenti, ovvero quando si impara a soffermarsi per scrutare a fondo in noi stessi, escludendo qualsiasi influenza esterna. Imparare a mettersi in discussione, a compiere un'autocritica o apprezzarsi quando si raggiunge un traguardo. Tutto questo può sembrare facile, ma non sempre lo è. Con l'aiuto della coscienza, di mente, cervello e anima, sempre impegnate in un metaforico dialogo interiore, chiunque potrà capire quale sia il segreto per evolversi senza invecchiare, stimolando la propria voglia di maturare e progredire. Bene, chi legge una quarta di copertina di questo tipo ti conosce e dice: ma Francesco, che cosa stai dicendo? Ma sei proprio tu? Sei proprio tu, Francesco, che noi conosciamo? Sono proprio io e non ho assolutamente la presunzione di insegnare nulla a nessuno, ci mancherebbe. C'è gente preposta a farlo, io non sono preposto a fare questo. Io ho voluto portare questa mia esperienza e questa mia ricerca anche su me stesso, che sto continuamente comunque conducendo, e io stesso mi sto continuamente comunque evolvendo, perché non sono tra quelli che pensa di essere arrivato o pensa di essere giunto a un traguardo, ma sono tra quelli che decidono sempre di evolvere. Ecco, non voglio insegnare niente a nessuno, ripeto, voglio solo far scattare un input della ricerca su se stessi. A volte servono degli input, se ci sono degli input che ci distolgono, io ho voluto in qualche modo cercarne uno che invece crea questa situazione. Giusto, anche questo molto giusto. Infatti, alla fine di questo spazio saremmo tutti molto contenti se il pubblico intervenisse e ponesse anche, Sicuramente poi apro molto si molto aprisse un volentieri al dialogo anche. dialogo. Esatto. Però, al di là di tutto, questo libro racconta la tua esperienza, quindi è un libro che potremmo definire autobiografico. Ma attenzione, come diciamo spesso, perché autobiografico non vuol dire, correggimi se sbaglio, che si riportano esattamente tutte le proprie esperienze, altrimenti molto. Assolutamente. E quindi hai mai pensato che questo lato autobiografico potesse diventare un ostacolo oppure un limite, per quanto riguarda, delle cose fin troppo personali? Come hai pensato di gestirlo, visto che l'ambito, è il tuo ambito di vita personale, piuttosto che della vita dei tuoi familiari, delle persone che ti stanno attorno, l'hai condiviso con un pubblico molto allargato, l'hai posto come un esempio, come un modello, no? Cosa hai Ma è fatto? stato gestito con estrema naturalezza perché innanzitutto sono riportate storie comuni, fatti che possono e accadono quotidianamente nella vita di ognuno di noi, non c'è niente di particolarmente trascendentale, di particolarmente strano. L'ho fatto con discrezione e quindi penso che non ci sia nessun tipo di problema. Ecco, ho riportato semplicemente le esperienze che parlano di me o comunque della mia autobiografia, sono solo comunque un filo conduttore
per arrivare poi al cuore del libro e di quello che si vuol dire nel libro, per cui non è stato riportato assolutamente nulla di così particolare per poter innescare chissà poi quali problematiche a livello personale. Ecco, almeno io ce l'ho messa tutta, certo. Se poi questo succederà, certo, lo vedremo e lo risolveremo, come ogni cosa si risolve del resto. Assolutamente, assolutamente. Certo è che chi appunto ti conosce è abituato a non stupirsi più della tua voglia di cambiare, di mutare, di sperimentare, esplorare, fare sempre nuove esperienze, come del resto è un tratto caratteristico del tuo carattere. Certo, soprattutto quando trovo gente incredula, io vado avanti ancora più orgoglioso, esatto. Li sfidi, certo. E infatti non ha torto, possiamo dire che quando 2 anni fa, perlomeno parlo di me, tu mi dicesti di quest'idea del libro, io non nascondo che tutto sommato non ero tra quelle che credeva tu ce l'avresti fatta. Hai smentito le opinioni di molti. Oggi siamo qua, questo libro c'è, esiste, l'hai pubblicato con l'aiuto anche di tante persone. Raccontaci questi 2 anni, anno e mezzo, più o meno così. Questi 2 anni sono stati 2 anni stupendi, perché innanzitutto sono stati 2 anni in cui ho rivisitato completamente me stesso, ho risolto alcuni miei conflitti, alcune mie situazioni personali, e è stata una bella esperienza davvero scrivere, mi auguro di poterla portare avanti, perché io mi sono sempre ritenuto un comunicatore, ho sempre avuto voglia di comunicare. Ho avuto esperienze radiofoniche e volevo proprio provare anche questa per riuscire a raccontare una parte che chiaramente non sono mai riuscito a raccontare in altro modo. E quindi sono stati 2 anni estremamente positivi e mi auguro di poterne trascorrere ancora così, perché veramente mi sono ravvivato tantissimo e ho anche apportato dei cambiamenti a me stesso, ne apporterò sicuramente ancora. D'altronde, come evolversi senza invecchiare è un discorso che io vorrei riuscire in qualche modo a portare avanti anche collettivamente, non solo singolarmente. Certo, infatti stai anche provvedendo ad attrezzarti a livello tecnologico, visto che sei presente, diciamolo, ben su varie piattaforme. C'è una pagina Facebook, c'è un canale YouTube, il canale Volutore. Al momento è stato dismesso il sito internet perché lo vogliamo ristrutturare, esatto. Quindi riprenderà quanto prima in una forma decisamente migliore di quel che finora è stato. E su questo sito troveranno poi tutti i video relativi alle presentazioni dei libri, piuttosto che i tuoi video YouTube. Quello già comunque se vanno... Super. Diciamo che io do anche spazio alla mia fantasia, alla mia follia, al mio estro, chiamatelo come volete, e appena un attimo di tempo, se non tutti i giorni, ma quasi, perché ormai ci ho preso gusto, posto un video al giorno su YouTube su quello che a me passa per la testa, certo, in quel momento. A volte addirittura decapitato, perché effettivamente qualche problema di inquadratura ce l'ho, della serie Faso tutto mi, quindi spesso esco decapitato, ma poco importa, insomma, quel che ci deve essere. L'importante è il messaggio. Il contenuto c'è alla fine. L'importante è il messaggio, poi il resto non fa niente. Insomma, questo libro a quanto pare non è adatto a chi è solito piangersi addosso, a chi continua a portarsi questa gravosa zavorra e a non imparare invece a provare a sperimentare un po' di pensiero positivo. Potrebbe essere adatto a chi si piange addosso se leggendo il libro smette di piangersi addosso. Chiaro, quindi avrebbe un'utilità enorme. Certo, sicuramente, e noi infatti... anche perché capire che piangersi addosso, certo, è una perdita di tempo, sarebbe un risultato non da poco, insomma. Assolutamente.